tagliamo a strisce la melanzana, qui togliamo giusto un po' di buccia, e poi le metteremo a spurgare in acqua e sale per una decina di minuti. Ecco qua. Allora, trascorso una decina di minuti, sgoccioliamo bene le melanzane, ecco qui, versiamo via l'acqua e sale ed asciughiamole per bene, perché ora dobbiamo friggerle in abbondante olio di semi. Allora, possono essere anche cotte in forno, pennellate con olio extravergine di oliva e cotte in forno finché non si ammorbidiscono, quindi devono diventare tenere. Però la ricetta turca prevede proprio la cottura in padella, cioè la frittura delle melanzane, e noi faremo esattamente così, quindi ci atterremo alla ricetta originale, ok? Anche perché fritte sono sempre più saporite, lo sappiamo, e il fritto è sempre più buono. Va bene, una volta asciugate le melanzane, occupiamoci di cucinare il sughetto, quindi il ripieno, la carne macinata. Andiamo sempre sui fornelli. Allora, io ho messo un bel giro d'olio extravergine di oliva e aggiungo la cipolla che ho già tritato, è una mezza cipolla abbondante. Aggiungiamo la cipolla. Due spicchi d'aglio ben tritati e facciamo soffriggere, alziamo un po' la fiamma e facciamo soffriggere. Allora, prima di iniziare a friggere le melanzane, dobbiamo fare un taglio che poi apriremo per mettere il ripieno. Mi raccomando, non andate fino in fondo, altrimenti la melanzana la taglieremo in due. Io mi appoggio qua e faremo un taglio che poi apriremo dopo meglio. Okay. Aspettiamo che si scaldi l'olio e poi iniziamo a friggere. Olio bollente, friggiamo le melanzane, poi le giriamo. Intanto andiamo per preparare il nostro soffritto, intanto che le melanzane cuociono. Ecco qui il nostro soffritto di cipolla e aglio. Aggiungiamo, sono 5 pomodorini tagliati a pezzettini. Ecco qua. Tagliamo. Giusto un pochino, perché poi aggiungeremo il sale quando metteremo la carne macinata. Macinato di bovino, ecco qui, lasciamo cuocere. Ecco qui, le melanzane vanno girate su tutti i lati. Ecco qui, ora un po' di salsa di pomodoro, anche perché il nostro ripieno deve venire bello umido, non troppo asciutto nella melanzana. E ora lasciamo cuocere questo sughetto, questo ripieno, con il coperchio. Ecco qui, le nostre melanzane si sono belle ammorbidite, ora le tiriamo fuori e aspettiamo che il ripieno sia pronto per essere belle farcite. Poi le passeremo in forno. Eccole qua. Eccoci qui pronti per assemblare il nostro piatto. Allora, giro d'olio extravergine di oliva, salsa. Naturalmente saliamo anche, allarghiamo leggermente, la facciremo poi direttamente in padella, apriremo meglio
la melanzana, ecco qua questa, facciamo un po' di spazio. E l'appoggiamo qua. Ora li dobbiamo farcire, prendiamo un cucchiaio, ecco qua. Allora, il Carnaric prevede dei pomodorini o anche dei frigidelli sopra, così devono cuocere insieme. Frigidelli non è periodo e quindi metteremo i pomodorini. Poi il coperchio e lasceremo cuocere il tutto. Ma è giusto una questione di 5-10 minuti, deve cuocere solo la salsa di pomodoro. A dopo! Il Carnaric è servito. Guardate com'è bello succoso con la salsetta. Bene, cari amici, io vi saluto. Spero che la mia via di ricetta vi sia piaciuta. Naturalmente aspetto le vostre iscrizioni. Ciao ciao!